Buongiorno, io vi parlerò partendo da un progetto al quale sta lavorando ormai da più di un anno con dei colleghi presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e arriverò a fare, come dire, una riflessione rispetto all'evoluzione del Digicomp verso il Digicomp Edu, perché per lavorare a questo progetto siamo partiti proprio dal Digicomp, la versione, il tratto, la 2.1, che è giunta proprio quando stavamo per cominciare proprio in modo molto puntuale. Quindi non nascondo che abbiamo fatto qualche revisione nelle ultime settimane prima di iniziare. Il progetto al quale sto partecipando, che è coordinato dal professor Gui dell'Università Bicocca, coinvolge un gruppo di ricercatori, tra cui la dottoressa Livia Petti e Tiziano Gerosa, parte dal concetto del digital well-being. È un gruppo interdisciplinare, siamo pedagogisti, esperti di didattica e nuovi media, e sociologi, esperti di studio proprio del consumo mediale. Quindi abbiamo in qualche modo provato a fare una sintesi fra i diversi studi al quale stiamo un po' lavorando. E il concetto di benessere digitale, che è oggetto ancora tra l'altro di discussione, muove un po' le sue stanze da alcuni usi e consumi dei media letti come in qualche modo eccessivo. C'è questa idea che in qualche modo c'è questa diffusione dei nuovi media, ma questi nuovi media sono intervenuti in qualche modo sui nostri processi di multitasking, la frammentazione in qualche modo della nostra giornata. È un consumo che si dice over consumo dei media. Non è sempre così per tutte le fasce della popolazione, non è così per tutte le, cioè non è una situazione, diciamo, che troviamo universale per tutte le fasce sia sociali che di livello scolastico, ma è un qualcosa che in qualche modo dobbiamo affrontare. Ecco, questa è un po' la problematica. Quando entriamo in contatto con lo strumento, soprattutto le prime volte, dobbiamo in qualche modo, non lo conosciamo, veniamo anche coinvolti, dobbiamo in qualche modo, come abbiamo fatto per tutti gli altri aspetti della vita, comprenderne le dimensioni, in qualche modo, in inglese dicono to master, cioè riuscire in qualche modo ad affrontarlo in modo consapevole, no? Dominare l'oggetto sostanzialmente. È che ci troviamo di fronte a qualcosa di molto complesso, perché questo qui è un sistema multipurpose, quindi non è un oggetto, diciamo, che ha le caratteristiche tradizionali. Dico questo perché poi è quello che utilizziamo di più sostanzialmente, ma sostanzialmente gli strumenti digitali hanno questa caratteristica di poter in qualche modo farci accedere a informazioni, dati, possibilità di comunicare sempre diverse, con diverse potenzialità, e quindi in qualche modo hanno una forma di ritorno che potremmo dire quasi di attrattiva da un certo punto di vista. Questo cosa significa? Che quando noi parliamo di competenze digitali dobbiamo aumentare notevolmente i livelli di consapevolezza, quindi aumentare i livelli di conoscenza rispetto agli strumenti, alle caratteristiche degli strumenti nuovi che continuano a evolvere, a essere presenti nella società. E noi dobbiamo continuamente avere l'occasione per riflettere sul modo in cui li stiamo utilizzando. Non lo vediamo, l'esplosione di internet in qualche modo, che cosa ha fatto? Ha mostrato anno dopo anno diversi tool, diversi strumenti che hanno in qualche modo convogliato la nostra attenzione, i nostri utilizzi. C'è stato il momento dei blog, tutti che leggevano e facevano blog, poi sono arrivati i social network, allora tutti nei social network, poi è arrivato Twitter. Abbiamo quasi delle mode, ma sono caratterizzate da usi intensivi che ci richiedono anche la necessità di conoscerli, di diventare consapevoli, di saperli dominare. Cioè per fare in modo che risultino veramente utili, ad esempio, per poter educare, per poter costruire una società migliore. Quindi non è il concetto di competenza digitale entra dentro forse un concetto molto più ampio, no? che riguarda la costruzione di un mondo, di una società migliore, e che in qualche modo riguarda questa idea di benessere, perché è un benessere che riguarda tutti. Infatti non voglio prendere posizione su questo, ve lo dico, ma generalmente ci sono due concetti di benessere digitale. Uno è come scopo del framework digitale, cioè noi facciamo riferimento a uno sviluppo di competenza digitale e arriviamo al benessere. Il secondo è che il benessere deve addirittura essere una competenza, cioè scusate, una dimensione specifica
della competenza digitale. Lo troviamo al punto 5 del Digicomp 2.1, nella safety, l'area della sicurezza in qualche modo. A un certo punto troviamo il benessere, no? Io ogni volta quando lo guardo mi sembra, credo che si debba ribaltare, cioè safety deve forse essere spostato nelle sottoaree e riportato sul benessere, però sono questioni che secondo me sollecitazione su cui si può magari tornare nei prossimi anni. Non solo nel sistema scolastico, ma anche nel sistema lavorativo ci sono stati diversi studi che hanno in qualche modo messo sul tavolo la necessità di lavorare sul consumo mediatico. Ci sono aziende che hanno addirittura, come dire, pensato di dover limitare l'utilizzo dei media da parte di una parte dei lavoratori, perché si accorgevano che c'era un sovrautilizzo dello strumento per qualsiasi tipo di operazione. Poi si sa che le aziende vanno a calcolare l'efficienza in termini di risultato del proprio operatore, per cui non sempre si denotava un aumento, ma ci sono degli studi anche fatti sulle CDL, ad esempio sulla diffusione dell'AICA dei primi anni, che mettevano in evidenza come non sempre l'utilizzo delle tecnologie andava poi dopo a in qualche modo riflettersi come esito su un livello di performance più elevata a livello organizzativo, perché c'era dentro tutta una serie di questioni molto complesse che riguardavano il fatto che noi stiamo facendo magari lavori vecchi con strumenti nuovi, ma abbiamo bisogno di aumentare la consapevolezza per renderli veramente efficaci e razionali. Quindi le cose vanno un po', come dire, studiate un po' in profondità. C'è dietro anche il problema della grande quantità di informazioni a cui noi accediamo, che ci servono per poter lavorare, e la difficoltà che abbiamo nel trovare l'informazione veramente rilevante per il nostro lavoro. Pensiamo allo stream di informazioni che noi leggiamo ogni settimana, ma anche adesso in questi giorni che stiamo vedendo gli stream nei vari social riguardo a MM, a Eden, no? Che ci arrivano tantissime informazioni, e noi dobbiamo avere la capacità di saper trovare quella rilevante per renderci veramente produttivi negli anni a venire. Non è molto semplice, questa è una cosa che riguarda la quotidianità del lavoro. Allora, vi spiego in poche parole il progetto in cui sono coinvolto, che si chiama Benessere Digitale, e mi concentro su come stiamo lavorando in modo particolare alla formazione dei docenti, che poi è la parte che ho trattato in modo particolare del progetto. Innanzitutto il riferimento al Digicomp 2.1, discutevo prima con Dorothy, no? Il Digicomp, il framework è molto ampio, noi dobbiamo in qualche modo trovare una soluzione. Questo è un progetto che coinvolge 5 reti di scuole nell'Interland milanese, più di 100 insegnanti, più di 1000 studenti. Il nostro obiettivo era chiedere agli insegnanti di lavorare a un'ipotesi di curriculum per lo sviluppo di competenze digitali senza, diciamo, investire troppe ore del loro tempo, perché non ce l'hanno gli insegnanti questo tempo, bisognava un po' mediare. Per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a trovare alcune cose che ci risultavano sostanzialmente importanti e essenziali. Li vedete a sinistra, sono le 4 aree che noi proponiamo: il concetto di benessere digitale, la comunicazione e collaborazione, la ricerca e gestione delle informazioni e produzione di contenuti digitale, che hanno il loro corrispettivo al Digicomp 2.1. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il problem solving, cioè la quinta area del Digicomp, l'abbiamo reinserito all'interno di ognuno, perché secondo noi era fondamentale lavorare subito sul livello di consapevolezza, e lo facevamo attraverso un lavoro di problem solving. Quindi questa è stata la nostra, in qualche modo, soluzione, perché era un curriculum più breve, ecco, short, ma comunque che andasse che andasse subito, diciamo, a produrre potenzialmente un risultato. Il nostro modello formativo prende qualche idea, ad esempio da logiche flipped, quindi introduciamo la questione soprattutto da una parte preparatoria che avviene online, chiediamo agli insegnanti di partecipare a un incontro in presenza, diamo la possibilità di studiarsi degli approfondimenti online che non sono necessari ma potrebbero servire a seconda della situazione. Perché? Perché noi in realtà chiediamo agli insegnanti di lavorare a un intervento in classe. Noi forniamo un intervento base, sostanzialmente, l'insegnante può rimodularlo sulla necessità del proprio contesto scolastico, che è un aspetto importantissimo. Poi tornerò sulla questione del contesto, perché
stiamo vedendo dai feedback che ci stanno dagli insegnanti l'importanza di poter riadattare in qualche modo la proposta formativa, il lesson plan che tu proponi. Viene a questo punto realizzata, quindi questa applicata, questa esperienza di consapevolezza mediale l'abbiamo chiamata in classe. Vedete, questa logica del massimo 3 ore servirà per dare anche un po' di sicurezza agli insegnanti. Noi abbiamo creato dei pacchetti da 3 ore in classe, poi in realtà stiamo avendo dei primi feedback che l'aspetto interessante è che alcuni insegnanti si sono trovati di fronte alla necessità di dare qualche ora in più, ma perché ritenevano importante dare qualche ora in più anche per poter rendere veramente efficace l'intervento. Il sesto punto è l'istituzione dell'habitat, cioè noi suggeriamo agli insegnanti, più che chiedere, suggeriamo di fare in modo che ognuno dei 4 interventi, dei 4 moduli che abbiamo predisposto, predisponga un habitat. Quindi se noi, faccio l'esempio della produzione di artefatti digitali, che è quello che mi ha coinvolto, diamo delle linee guida per la selezione del materiale e la produzione, queste devono essere mantenute ogni volta che noi costruiamo, produciamo qualcosa a livello multimediale, così come nella comunicazione abbiamo trovato un modo per lavorare su un'etichetta e questa deve essere mantenuta nel tempo, ecco. Perché? Perché l'habitat deve creare un'abitudine virtuosa, altrimenti noi abbiamo l'episodio, e l'episodio è proprio quella cosa che a livello formativo tende a non funzionare, cioè concentriamo formazione massiva tutto in un solo momento e poi ci dimentichiamo di quello che abbiamo imparato. Qui però abbiamo una situazione diversa, noi coinvolgiamo gli insegnanti sono gli stessi che lavorano tutto l'anno con gli studenti, quindi la costruzione di un elemento formativo ha le condizioni per costruire un habitus, non so se, come dire, rispetto ad altre situazioni universitarie dove vediamo gli studenti meno ore e poi probabilmente non sappiamo se andiamo a incidere così tanto sulle loro vite. Dopodiché c'è una verifica intervento. Questo è lo studio, è lo schema, diciamo, proprio del progetto, perché noi abbiamo coinvolto anche classi non sperimentali, le abbiamo scelte con logica di randomizzazione apposta proprio per poter avere i risultati più attendibili possibili, ecco. Quindi gli insegnanti, le classi sono state randomizzate, non abbiamo proprio scelto gli insegnanti che volevano partecipare dall'inizio, abbiamo randomizzato le classi, poi dentro le classi a questo punto abbiamo trovato gli insegnanti volontari sostanzialmente. Siamo nella fase 5, quindi non ho dei risultati da presentarvi, organizzeremo un convegno in Bicocca nel mese di novembre, se non sbaglio, sarete tutti invitati, ma sicuramente faremo ampia pubblicità. Adesso vado un attimino a ragionare rispetto al DigComp e i 2 livelli di competenza che stanno in qualche modo emergendo documenti ministeriali europei, presentati negli ultimi mesi e a cui noi non abbiamo potuto fare riferimento perché non c'erano ancora. Cioè, quando siamo partiti il DigComp EDU non c'era, no? E quindi adesso ci stiamo confrontando con questo nuovo framework che è fortemente connesso al DigComp.1, e la cosa interessante è ai livelli di competenza che in qualche modo sono stati presentati, che sono molto interessanti da questo punto di vista, perché sembra che in qualche modo ricalcano quell'idea che noi dobbiamo in qualche modo lavorare prima sulla conoscenza, poi man mano andiamo sull'applicazione dell'abilità, e poi cosa molto importante, che io sono molto interessato ai livelli 6, 7, 8, perché penso che siano quelli critici, cioè le 6, 7, 8 sono l'uscita dalla comfort zone, la vera competenza, esatto, brava, perché il discorso che facevo prima quando abbiamo inserito il problem solving in ognuna delle dimensioni, è lì che noi andiamo proprio veramente a lavorare sulla consapevolezza. Momento in cui io non comincio a fare un lavoro di valutazione sulla dimensione, su quello che sto facendo, sono ancora in una situazione quasi di replica, non so se rendo l'idea. Conosco, applico. Quando io comincio effettivamente a valutare, a ripensare, quindi anche a creare, cioè a rivedere, a fare proposte, allora sì, ho fatto un livello superiore, comincio finalmente a essere competente, no? Prima sono dei livelli base, ecco, i livelli precedenti sono quelli che non ci fanno dire che una persona è competente, no? Quando noi chiediamo, mi raccomando, mandami uno competente, noi ci aspettiamo che lavori a questi ultimi 3 livelli, ecco, quindi attenzione, cioè, a volte il linguaggio comune ci aiuta, vuol dire che i primi 5 sono un entry level che dovremmo
come dire, fare in modo che tutti abbandonino per andare nella fase superiore. Questo forse è la vera sfida, no? L'uscita dalla comfort zone. Il 10 Compedu fa questa suddivisione interessantissima dove si concentra sulla figura dell'insegnante e dell'educatore, ben particolare dell'insegnante, poi qui c'è un problema forse di utilizzo dei termini a livello internazionale. E quindi abbiamo il primo livello del coinvolgimento professionale che è tipico, interessante questi quattro livelli che riguardano in qualche modo il quadro dell'ambito educativo, il quinto che riguarda il sesto, scusate, che è quasi che è sostanzialmente specifico per lo studente, in realtà è quasi una ripresa del DigiComp 2.1, cioè come se noi dicessimo il DigiComp 2.1 è l'esito finale del tuo studente, adesso andiamo a rilavorare sugli altri quadri per capire tu insegnante cosa devi fare per arrivare lì. Questa è la cosa interessante del DigiComp Edu. E ci sono dei legami molto forti tra il lavoro dell'insegnante e il lavoro che tu devi fare sullo studente. I due punti finali, l'uso responsabile e il problem solving, vedete, si ritrovano sempre, sono quelli che ci permettono di lavorare sui tre livelli precedenti che abbiamo visto prima di livello di competenza. Tutto il lavoro fatto sulle risorse digitali, selezione, creazione, management dei materiali, qui si parla proprio del materiale di gestione da parte dell'insegnante da questo punto di vista, no? Va in qualche modo a rilegarsi sul lavoro dell'information and media literacy, cioè se tu non lavori come insegnante sul digitale in modo consapevole non potrai mai lavorare su questo livello sostanzialmente. E poi c'è un livello molto, molto importante, Floriana l'aveva già in qualche modo introdotto in modo molto puntuale, questa idea di inclusione che si ritrova e che è uno dei nostri obiettivi macro, no? A livello scolastico e sociale, no? Si ritrova molto bene nel punto 5 del DigiComp Edu, tutto quello che riguarda l'inclusione e l'accessibilità, ma non solo la mera integrazione dello strumento compensativo, attenzione, proprio il tuo processo didattico deve essere veramente inclusivo. I lavori sulla differenziazione e personalizzazione sono fondamentali, quindi questa idea del potenziamento considerando le differenze, potenziando le differenze all'interno del sistema scolastico è un modo per sviluppare poi un domani una società veramente inclusiva. Dico due cose in più velocemente. Noi siamo in un momento, scusate se vario tra inglese e italiano, ho preso lo stile di M. Madden, cioè sono punti italiani. Noi stiamo evolvendo verso un'industria 4.0, mi sto confrontando con molte aziende che stanno chiedendo già alle scuole di proprio nell'idea proprio di questo rapporto scuola-lavoro di essere pronti per lavorare in questa tipologia di industria, dove c'è una cosa interessante, bisogna lavorare molto sulla presa di decisione. Allora, la consapevolezza sta qua. Cioè, abbiamo delle aziende che si stanno sicuramente evolvendo la logica dell'interoperabilità e della trasparenza informativa, quindi tutti questi sensori, questo Internet of Things che noi troviamo un po' mappata nei singoli processi, stiamo parlando di aziende come Amazon, ma anche le poste stanno diventando 4.0, attenzione, non è che siamo proprio. E che cosa succede? Abbiamo dei sistemi, del dashboard, che ci aiutano a prendere decisioni e dei sistemi informativi che prendono decisioni. Quindi noi ci troviamo, in qualche modo, a lavorare in uno scenario futuro organizzativo industriale dove dobbiamo aiutare le persone a prendere decisioni attraverso infografiche e dashboard sempre più, come dire, evolute, ma dall'altra parte avremo dei sistemi che prenderanno la sua decisione. Allora, che cosa significa? Che lavoreremo sulla decisione decentralizzata, cioè noi dobbiamo capire come aiutare lo studente di oggi a lavorare domani in un sistema dove uomini e macchine prenderanno decisioni in modo molto diverso da come accade oggi. Questa è la sfida della scuola di oggi, attenzione. Allora, se noi stiamo lavorando sullo sviluppo di competenze digitali, questo è un elemento su cui dobbiamo effettivamente, lavorare. Per quello che io continuo a insistere sul problem solving, sulla consapevolezza, perché
perché domani questa consapevolezza ci servirà per capire dove sta la decisione e quando l'uomo deve intervenire o quando deve l'uomo costruire delle dashboard infografiche diverse. Noi siamo i navigatori oggi e ci stiamo affidando loro, ogni tanto prendiamo decisione di non seguirlo. Significa diventare molto competenti quando decidiamo in modo competente di non seguire il navigatore, perché abbiamo capito come funziona e abbiamo capito che in alcuni casi il software non è in grado di darci l'indicazione migliore, non so se ho reso l'idea. Questo esempio del navigatore in realtà ci sarà in qualsiasi attività lavorativa, allora è molto importante che noi comprendiamo cosa sta accadendo oggi nello sviluppare competenze digitali. Quattro punti chiave che secondo me sono fondamentali, proprio riflessioni che vengono nel lavorare su questo framework. Uno, le competenze sono situate culturalmente e tecnologicamente. Qui riprendo un lavoro di Cepollaro, che è proprio lavoro in ambito organizzativo. Noi quando misuriamo una competenza lo facciamo in un contesto particolare, significa che una persona molto competente in un contesto potrebbe in un altro non avere la stessa performance. Quindi questo è il primo elemento chiave. Non dobbiamo pensare che il nostro framework digitale produrrà degli studenti o degli insegnanti, formerà degli insegnanti consapevoli in tutti i settori. Altra situazione, e qui riprendo ancora la situazione dell'inclusione, noi dobbiamo lavorare per un'educazione organizzazionale molto inclusiva, però una società inclusiva sono i punti 5 e 6 del DigiCompEdu che ci aiutano a fare questo. Gli insegnanti devono proprio su questo punto di vista fare un lavoro molto grosso. Terzo, riprendo un elemento su cui stiamo lavorando noi, la creazione dell'habitus. Non bisogna lavorare su apprendimenti occasionali, su episodi non... Cioè l'episodio di apprendimento non deve essere occasionale, deve essere significativo e quindi significa lavorare sul curriculum circolare, no? Qualcosa che continua a ritornare, lavorare sull'habitus, altrimenti noi facciamo tanti piccoli pezzetti episodi perché c'è poco tempo per fare delle lezioni riguardo qualche cosa e quindi noi non abbiamo l'ora di educazione mediale, abbiamo come i media studies come in Inghilterra, allora stiamo rischiando questo. Di fare dei piccoli episodi che poi dopo non entrino dentro la quotidianità scolastica, significa che poi non impatterà nell'educazione successiva, quando poi dopo uno prenderà completamente parte della società, ma già lo sono quando sono a scuola, questa è una cosa importante. Ultimo punto, torno a un elemento fondamentale, noi dobbiamo lavorare sempre sul ciclo del decoding, encoding, produzione, analisi, smontare e rimontare l'oggetto, comprendere dopo la conoscenza e produrre dopo l'analisi sono elementi chiave per poter lavorare su questa consapevolezza. Mi fermo qua, così lasciamo spazio alle domande. Grazie. Grazie Dorothy. Dicevo che la dimensione inclusiva ci viene sollecitata anche da una riflessione sul raccordo tra l'Universal Design for Learning e appunto queste aree del DigiCompEdu, perché anche lì diamo per scontato che i principi fondamentali dell'Universal Design for Learning abbiano un collegamento con le nuove tecnologie, va costruito, e quanto sia importante pensare anche a lavorare sulle soft skills rispetto, no, alle tradizionali competenze anche su cui normalmente la scuola invece investe. Ecco, questi alcuni spunti, sentiamo se ci sono domande. Sì, la professoressa Persica. Sì, fa come vuoi.
One of the reasons we have put this under the Future Classroom Lab is European SchoolNet has tried to build in sustainability through the Future Classroom Lab and look for projects linked to that, which it carries out in the series, and also uses some of the industry funding that it gets to help support the Future Classroom Lab to support research that goes on outside of European funded projects. So within European SchoolNet, there are some working groups, and one is the Interactive Classroom Working Group with ministries involved in it. And it then asks, for example, some of the industry partners, if they are interested in looking at a particular way of funding it. We also, within European SchoolNet, because we look at a range of them, we look at what other projects might be going on that are funded within the Commission, and the one I'm thinking of is eTwinning, which is this network of schools across Europe, or teachers. There's, I think, about 600,000 teachers in eTwinning. And that is something that the Commission funds through national support services and agencies, and it is very much their ongoing Erasmus Plus funding. So within these projects, we try and see, for example, the student-teacher MOOC, can we meet the needs of something like eTwinning? Can we embed some of our research findings and create small projects within eTwinning so that people have different pathways to go to? Because I agree, for sustainability, almost at the start of a project, you are trying to think, how can it sustain? And equally, we are very happy within the project if people are looking to do their own research on it to help with support that research. And as part of that, the forum that we are creating, the online forum, we're hoping as an online forum to have that as something within the Future Classroom Lab that can still be moderated by using the resources that we have from the ministries and the industries outside the main projects to help at least keep some strand of that running forward from one action onto the next. And finally, of course, we look for new actions all the time. And there is one that we are considering, which is linking into STEM, the science side of it. Maybe it might be the next action that takes what we are doing forward. Thank you. Seguendo questo progetto, ho capito anche quanto sia, per esempio, opportuno per l'Accademia confrontarsi con realtà come questo network. In Italia, per esempio, il network è rappresentato da Indire o lo stesso Istituto di Tecnologie del CNR, perché è importante collegarsi con la formazione che comunque avviene, no? Loro fanno tanta formazione con gli insegnanti in servizio. Cioè superare anche queste dimensioni della formazione dei futuri insegnanti affidata all'Accademia, no? Come qualcosa di separato che non ha rapporti con invece queste realtà che lavorano ormai da anni e che continuano a lavorare sulla formazione docenti. Ecco, credo che questo, ho veramente capito come sia necessario che questi due mondi dialoghino un po' di più. Cioè la formazione universitaria di base non può essere staccata da questa dimensione invece importante che c'è sia in dire nel caso italiano il network europeo, sia per esempio, mi fa piacere, la dimensione anche dell'istituto del TCNR, cioè come dimensioni troppo separate, no? E invece dobbiamo ormai muoverci in una logica di grande sistema integrato. Non so cosa ne pensi. Bene, altre domande? Io credo che il DigiComp Edu ci imponga una riflessione anche a tutti noi su quella, la ricchezza e la complessità dell'educazione, della competenza digitale,
e come appunto sia necessario muoversi, dicevo, sempre più come sistema. Da solo non ce la possiamo fare, perché sono talmente tante le dimensioni integrate. È bello anche questa idea dell'industria 4.0, che è poi il mondo del lavoro, cioè per chi stiamo preparando le future generazioni. Quindi anche questa attenzione alla dimensione di una competenza del livello universitario che poi si spende in contesti di lavoro mi sembra molto interessante. Però c'è un'attenzione. Certo, ma per esempio i laboratori e queste forme. È difficile. In altri contesti. Assolutamente. Sì, questa attenzione. Io devo dire che aver affidato all'università la formazione, cioè l'abilitazione, cioè aver fatto in modo che l'università fosse la sede per un corso professionalizzante, perché tengo a precisare che la legge 249 ci ha affidato la responsabilità di formare ad una professionalità, di dare noi l'abilitazione, è stata una sfida importante, risolta solo in parte, a mio avviso, perché probabilmente l'Accademia non è pronta a diventare luogo di formazione professionale. E il fatto che oggi il FIT voglia ritornare alla scuola mi sembra un campanello d'allarme importante, cioè l'idea che il FIT poi siano le scuole a formare i futuri insegnanti, penso che ci apra degli scenari nuovi e problematici. E questo è un po' il problema in cui ci troviamo. Bene, se non ci sono altre domande, Andrea, vuoi concludere con qualche riflessione? No, interessante la riflessione che ha fatto, però è interessante anche una cosa secondo me, cioè, ci sono delle aziende che sono più aperte nei confronti delle università, altri un po' meno, come diceva lei, no? Cioè, ci sono alcuni qua e là che in università sono aperti le aziende, ma è anche vero che sono non tutte le aziende si aprono all'università, questa è una cosa interessante. E in effetti si vede, ci sono molte start-up che lavorano in questi modi, come dire, avanzati, e altre aziende che invece tengono dei ritmi più tradizionali. Siamo forse in un momento, come dire, proprio a livello sociale, a diversi strati universitari, organizzativi, aziendali, scolastici, come se fossimo tutti in un mondi che stanno un po' evolvendo, ecco, non so se ho reso l'idea, per cui ci sono gli elementi di innovazione che possono fare sistema a livello scolastico, universitario, organizzativo, imprenditoriale, e forse è lì che dobbiamo trovare la chiave, non so se ho reso l'idea, altrimenti rischiamo di essere tanti piccoli innovatori che non riescono a innovare perché non si sono uniti nel processo di innovazione della società, non so se quanti possono essere d'accordo, però io vedo questo pericolo, perlomeno. Avendo avuto la possibilità di collaborare con alcune aziende, questa cosa si vede. Bene, grazie per averci consegnato questo percorso, ringrazio tutti voi.
e buon proseguimento dei lavori. Grazie.